buonissima serata a tutti voi, cari amici di Angoli, come sempre ben ritrovati. Ci siamo anche questa sera, siamo insieme. Prima di partire vi ricordo come sempre la nostra mail, voi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Qualche tempo fa è stato nostro ospite Michele Pensato, che ci dà sempre tantissime informazioni e consigli importanti su come approcciarci in una crescita costruttiva con i nostri amici a quattro zampe. La promessa fu quella di tornare presto con noi, possibilmente anche in compagnia appunto di qualche amico a quattro zampe, come abbiamo detto. Questo accade proprio questa sera e allora ci ricolleghiamo nuovamente con il nostro carissimo amico Michele Pensato. Ciao Michele, ben ritrovato, grazie per aver mantenuto la promessa. Ciao Dori, ogni promessa è un debito. Ciao a te, buon pomeriggio, buona serata ai tuoi telespettatori. Sono sempre felice di essere con voi, mi fa veramente tanto piacere. Grazie, grazie Michele. Tra l'altro ti vedo, scusa, lo diciamo subito perché almeno abbiamo chiarito questo aspetto. Esatto. Tu sei all'aperto, ma in questo momento porti la mascherina, però tra poco potrai toglierla. Ci spieghi perché? Allora, il centro è chiuso, abbiamo fatto venire due cani fra i quali miei, giusto per questo appuntamento, quindi il centro è chiuso e non è aperto al pubblico. Siamo tre persone, tutte e tre con mascherina, ma siccome c'è il distanziamento e poi come vedi siamo all'aria aperta, anche per poter respirare e parlare bene io e i nostri amici col cane dietro, che possano muoversi più agevolmente, appena ci sarà un contatto più ravvicinato subito mettiamo la mascherina. Bene. Rispettiamo sempre i dispositivi di sicurezza individuale. Naturalmente Michele, allora sfilati subito la tua così riusciamo a chiacchierare meglio in questa introduzione, perché poi ci sarà molto da vedere. Come abbiamo detto nell'incontro precedente, l'effetto lockdown ha portato molti italiani a pensare di avere vicino a sé un amico a quattro zampe o comunque un animale domestico. Questo magari anche per superare emotivamente meglio un momento così complicato. Ne abbiamo discusso a lungo nel precedente incontro, ma questa è la premessa perché oggi entriamo proprio nel merito di quello che è il tuo grande amore, cioè il rapporto con i cani. Perché in effetti il lockdown in che modo cambia il rapporto di crescita e di costruzione proprio strada facendo di quella relazione stretta tra il proprietario e il suo animale domestico? Dori, come ti dicevo la volta scorsa, purtroppo i cani nati in questo periodo sono quelli un po' più sfortunati, perché non hanno potuto godere dell'amicizia degli altri cani e delle altre persone, quindi la loro presenza in casa è condivisa con gli altri familiari e poi il cane fa qualche passeggiata, ma fine a se stessa. Quindi ci dimentichiamo che il cane è un animale di branco, ha bisogno di rimanere attivo anche mentalmente, nonché fisicamente. Quindi è importante che la nostra passeggiata non sia fine a se stesso, è importante che se noi stiamo al computer per lavorare, se noi leggiamo il nostro libro, il cane non si senta solo e lo vediamo dagli occhi, è triste perché si sdraia per terra, magari ci guarda e chiede con lo sguardo: papi, fammi fare qualcosa, mami, fammi fare qualcosa. Ed è quello che vorremmo insegnare adesso ai nostri amici, ai tuoi telespettatori, che hanno un cane, che magari non hanno tanto spazio a disposizione, ma quelle semplici e poche cose che tengono il cane mentalmente attivo. Giocando avranno un rinforzo positivo e possono imparare qualche esercizio di obbedienza, fra le altre cose, che ci viene buono quando poi saremo in grado di uscire e di nuovo rincontrarci con i nostri amici e con gli altri amici animali. Per cui il cane, se per gioco avrà imparato a star seduto, lo farà volentieri dopo, se per gioco avrà imparato a seguirci, lo farà anche dopo, e tutto il resto. Ma non dimentichiamo, il cane è un animale di branco, deve stare con noi, ha bisogno di un capo branco e quello saremo noi, e deve assoggettarsi anche a delle regole come facciamo noi umani. Bene, allora Michele, diciamo che nonostante questo periodo sia un po' particolare, in realtà quello che è il modo di relazionarsi con il proprio cane deve trovare una dimensione perché non vengano persi dei passaggi fondamentali. Allora partiamo da sullo sfondo, c'è questo prato bellissimo, vediamo che ci sono delle amiche umane, ma e poi anche due cani. Chi sono?
Donatella, la destra la conosci, con Bart, ed è stato anche tuo ospite più volte, il cane Bart, pastore tedesco grigio da lavoro, campione. Alla sinistra c'è Emily, che è una nostra allieva, adesso ha finito anche il corso da istruttrice cinofila, quindi è molto brava, e lei è Ruska, è venuta in studio quando era giovane. Guarda come gioca con Ruska, guarda come è contento il cane di poter interagire con lei, eppure basta poco, guarda lì. In effetti vediamo un grande divertimento, Michele, però caliamoci nella realtà, perché qui abbiamo uno spazio molto importante, un prato davvero molto esteso, siamo all'aria aperta, ma non tutti, magari proprio quelli che hanno pensato durante il lockdown di prendere un animale domestico, nella fattispecie non un pesce ma un cane, e quindi magari stanno in una dimensione dove un prato non c'è, oppure stanno in una città, in centro, non possono magari per tanti motivi, lockdown e zone rosse comprese, andare e raggiungere delle campagne, e quindi che facciamo? Dori, ti facciamo vedere adesso degli esercizi che si possono fare in pochi metri, nei pochi metri della nostra abitazione. Questo qui è un seduto e questo qui è un terra che il cane esegue con molta gioia. Non ti allontanare troppo, sennò vuol dire che abitiamo in un prato. Torno da lei. Ecco, avviciniamo un pochino l'istruttrice. Eccola lì, così è perfetto. Va bene. Fermati lì, fai qualche fisso da lì, Emily. Ripeti l'esercizio del terra, rimetti la seduta, mettiti di fronte a lei. Perfetto, non ti allontanare troppo. Dagli un altro ordine da lì. Ritorna dal cane. Dai l'ordine seduto e poi mettila un attimo in libertà. Dori, una cosa che volevo dire. Il cane deve lavorare in tempi brevi, ma l'intensità del lavoro deve essere importante, quindi non dobbiamo perdere troppo tempo, lavorare tanto col cane. La soglia di attenzione poi viene a mancare, il cane non esegue più quello che noi vogliamo che lei eseguisse, in questo caso Ruska, per cui tempi brevi ma un'intensità maggiore. Senti Michele, ma Ruska in quanto tempo, perché è stata bravissima, si è messa a sedere, si è rialzata, si è rimessa a sedere e poi all'ordine della sua istruttrice è andata a farsi una bella corsa, ma Ruska in quanto tempo ha capito e ha imparato questi comandi? Parti dal presupposto che il seduto e il terra è qualcosa di naturale nel cane. Star seduto e stare a terra è qualcosa di naturale. Si tratta solo di canalizzare con un condizionamento positivo l'esecuzione dell'ordine. Quindi ordine eseguito, subito un premio che va dato per rinforzare l'esercizio eseguito entro i 2 secondi. E infatti io ti stavo chiedendo subito quante crocchette ci vogliono per persuadere Ruska a stare a terra piuttosto che seduta, piuttosto che correre in libertà. Allora, parte del suo cibo giornaliero, quindi la sua razione giornaliera, Ruska l'avrà eseguendo gli esercizi, perché è ovvio che se noi diamo la sua razione giornaliera, tutto questo, mettiamo tanti bocconcini, lei diventerà obesa, ma nel giro di 15 giorni non avrà più voglia di mangiare, perché sarà sazia. E l'errore che fanno molti proprietari qual è? Ho rimpizzato bene il mio cane, c'ho un bel pancione pieno, non mangia più, la colpa è del mangime, gliene compro un altro. Il cane mangerà quel mangime perché ha sapore diverso, dopo 10 giorni riprenderà a non mangiare perché ormai è comunque sazio. Quindi le dosi vanno sempre rispettate, ma rispettate nella la dose quotidiana, quindi non possiamo dare dose quotidiana più tutti i premietti per fare eseguire gli esercizi. Quindi usiamo la dose quotidiana in forma anche di premio per aiutarli ad imparare delle cose. Michele, andiamo anche dall'altro cane, perché poi il tempo sai che va via veloce e abbiamo 3 minuti e poi dobbiamo salutarci. Vuoi Bart? Bart si è messo a riposo, guarda lì il suo gioco preferito, te lo faccio vedere. Vediamolo, eccolo là, bello tranquillo. Fai abbaiare Bart, chiamalo a te Donatella. Chiamalo. Non ha voglia di fare niente oggi, va bene. No, è perché quando entra in possesso della pallina e inizia poi l'aspetto predatorio del gioco, no? Eccolo. Si insegna ad abbaiare al cane, è una cosa strana, sai perché? Perché? Perché poi gli si insegna a smettere. Prendi la pallina e fai lascia. Eh sì, perché se noi insegniamo ad abbaiare al cane a comando, poi ti farò vedere Ruska che abbaia al comando woof. Abbiamo 2 minuti, quindi Michele, sì, o decidiamo di farlo subito, altrimenti non ce la facciamo. Subito. Dai ok, vieni qua, mi fai un woof?
E l'ha fatto. Ok, ma vedi, gli si dà la pallina perché hai seguito bene l'esercizio. Mi fai una pallina con un lascio e gli ridai la pallina, per favore? Sta finendo il tempo, ragazzi. Perfetto, ecco perché si dà la pallina. Togli via quella. Perfetto. Si dà la pallina per insegnare il comando lascia, che nella vita di tutti i giorni ci viene comodo. Ha in bocca un calzino, una scarpa. Il comando lascia non è mai punitivo, perché una volta che noi facciamo il lascia, subito dopo arriva il premio, che non è altro che di nuovo un'altra pallina o un boccone. Ma il lascia non deve essere mai punitivo, sennò il cane non avrà mai voglia di eseguirlo con volontarietà, con gioia. Mi fai solo il cane seduto con la pallina, lo mandi sulla pallina? Questi sono esercizi che si possono fare a casa. Metti la seduta lì, togli, perfetto. Prendi una pallina, brava. È ovvio, Rusca è un cane già che lei è brava. Che sa che cosa fare, certo. Ecco, no, perfetto, ma non andare troppo lontano, se no non possiamo dimostrare che questo si può fare a casa. Ecco, siete perfetti così, nell'inquadratura ci state, benissimo, ecco che riavvicina. Vediamo che fa. Vedi? Va a prenderla, ma certo. Non va in frenesia perché non c'è più la pallina, perché sa che qualcosa di positivo dopo arriva. Tutto dipende da noi. Bene, quindi direi che quello che abbiamo visto oggi è sicuramente molto indicativo. Abbiamo 15 secondi e poi ti devo salutare. La domanda è, visto che magari ci siamo portati a casa un cucciolo, quando iniziamo a relazionarci con lui cercando di portare questi risultati? Subito, noi dobbiamo iniziare subito. Il cane viene staccato dalla mamma che lo puliva, lo accudiva, gli insegnava a giocare e i cuccioli, i suoi fratelli, giocavano con lui. Noi non dobbiamo far mancare questo tipo di rapporto al cucciolo, per cui giocheremo con lui, utilizzeremo le nostre mani per dare da mangiare, quindi ci sostituiamo alla mamma. I bocconcini che noi diamo normalmente per il pasto li metteremo in mano, li daremo al cane che ci seguirà volontariamente per ottenere il cibo e lì possiamo chiedere un seduto dove ancora daremo degli altri bocconcini, per poi bocconcini rimanenti li mettiamo nella ciotola dove il cane andrà a mangiare e dove noi ci metteremo le mani per far capire al cane che noi non rubiamo cibo, noi lo diamo e lui sarà contento di lasciarsi accarezzare mentre mangia nella ciotola. Non ci Bene, sarà mai un cane che ti morderà. Con questo, Michele, io ti devo salutare, il tempo è finito, ma io spero che ci sia modo di rivedersi magari ancora una volta da lì, perché è bellissimo vederli correre all'aria aperta. Io saluto e ringrazio Michele Pensato e tutti i suoi amici per essere stato con noi. Ciao Michele! Cerca di inquadrarli ancora, ciao! Tanto ciao. È bello inquadrare loro, non me! Ciao, eccoli! Doni. Grazie a tutti i tuoi ascoltatori e a te, ti salutano! Bene, insomma, una grandissima allegria per la prima parte di Angoli. Tra poco ci rivediamo.